dopo 5 secondi non ce la dai. Due giornate di gara, sabato e domenica, 20 incontri, però il nome di questa gara lo dice lei e ci spiega anche perché si chiama così. È chiamato torneo di sumo robotico perché si ispira al sumo giapponese dove due avversari si incontrano e devono spingere l'avversario appunto fuori dal cerchio bianco, dal campo di gara. E qui i robot devono fare lo stesso, sono robot autonomi, non telecomandati, e quindi il programma che contengono dentro deve prevedere un po' tutte le varie situazioni di gioco e deve essere in grado di reagire ed essere, diciamo, migliore dell'avversario in queste cose. Quanti sono i concorrenti? Sono 5. Ognuno ha costruito il proprio robot? Sì, ognuno il suo. Ci spiega come funziona? Cioè, quanto dura un incontro? Un incontro dura 3 minuti. Se alla fine dei 3 minuti entrambi i concorrenti sono ancora all'interno del campo di gara, allora si assegna un punto per ognuno. Se invece uno dei due è uscito fuori dal cerchio bianco, allora l'altro prende 3 punti e chi perde 0 punti. Quante persone sono impegnate in questo genere di attività che lei conosce? In Italia ci sono... Diciamo che ITLUG è nato sulla robotica. All'inizio ITLUG era un'associazione di poche persone che si incontravano nel salotto di casa propria per far sfidare i propri robot, per programmare i propri robot. Al giorno d'oggi ITLUG si è ingrandita tantissimo e conta non solo la robotica ma mille altre iniziative.